Ciao e bentornata sul mio canale YouTube. Oggi, secondo video sui chetoni esogeni, parliamo di differenze tra i vari tipi di chetoni esogeni che troviamo come molecole di integrazione alimentare. Abbiamo visto nel precedente video come ci muoviamo dal punto di vista di chetoni endogeni ed esogeni. Adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo sul mercato, quindi quali sono i due tipi di chetoni esogeni presenti sul mercato e quali differenze hanno in termini di efficacia e così via, vantaggi e svantaggi, ok? Abbiamo due tipi di formulazioni come integrazione di chetoni esogeni che troviamo in questo momento sul mercato, ovvero primo i sali di chetoni e gli esteri di chetoni. Esteri è una formulazione chimica, non c'entra con italiano estero, ok? Che cosa sono questi tipi di integrazione di molecole di chetoni? Allora, in questo caso parliamo sempre dell'integrazione di BHB, come dicevamo nel precedente video, quindi del beta idrossibutirrato. Quindi entrambi queste formulazioni mirano a aumentare nel nostro sangue i livelli di BHB, di beta idrossibutirrato, questo chetone che servirà poi ovviamente a scopo energetico. La differenza tra i sali e gli esteri è cosa ci è legato accanto, perché il BHB da solo non si può introdurre, ok? Quindi il BHB a cosa può averci come molecola, cosa può avere come molecola di diciamo il legame? Può avere del sodio, può avere del potassio, può avere del magnesio e può avere del calcio, ok? Quindi questo tipo di molecole possono essere legate al beta idrossibutirrato, ognuna con in realtà piccole differenze in termini di assimilazione e ovviamente anche di valutazione rispetto al paziente, perché chiaramente se un paziente introduce del sodio in più, del calcio in più, questo va dosato anche rispetto all'alimentazione che viene data poi, no? Ovviamente, quindi per non andare in eccesso di dose di questi sali minerali. Però ecco, questa è un po' l'idea. Mentre nell'estere di chetone, al BHB abbiamo legato delle forme di estere. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste molecole? Quindi qui abbiamo sodio, magnesio, calcio, potassio, ok, sodio. Il primo vantaggio è l'assimilazione. Allora, gli esteri sono molto più efficaci da assimilare per proprio una questione chimica. Questo tipo di molecola legata ha dei vantaggi rispetto all'assimilazione con i sali minerali. Quindi questo è un po' meno assimilabile. Poi, un altro dei vantaggi dei sali invece è che i sali hanno un gusto sicuramente migliore. Gli esteri invece hanno generalmente un gusto non buono. Vi parlo subito di un vantaggio di gusto, sembra una caratteristica piuttosto, diciamo, ininfluente. Io sono cresciuto nell'ambito anche del bodybuilding, quindi nel bodybuilding si beve, si mangia di tutto indipendentemente dal sapore, basta che dia un risultato, no? In realtà in questo caso il gusto è qualcosa di chiave, perché uno dei problemi enormi degli esteri, e non so se vi è mai capitato di provarli nelle prime forme di qualche anno fa quando venivano prodotti, è che hanno un gusto veramente terribile, ma per terribile intendo veramente terribile, al limite del vomito, qualcosa di veramente disgustoso. Infatti uno dei problemi degli esteri è stato quello di dare un gusto, non dico buono, ma quantomeno palatabile e sopportabile a questi tipi di chetoni esogeni. Mentre i sali hanno un gusto invece piuttosto discreto. Gli ultimi che ho provato qualche tempo fa erano al mirtillo ed erano abbastanza interessanti. Un altro delle differenze è che i sali danno un po' più noia in dosi alte a livello intestinale. Quindi
per noia intendo un po' come per gli MCT, un po' di noia a livello di per esempio dissenteria o comunque gonfiori di pancia. Perché questo? Perché anche sempre questi sali possono dare, per questioni osmotiche, qualche noia dal punto di vista del richiamo di acqua nel lume intestinale e qualche difficoltà quindi, diciamo, all'intestino. Mentre gli esteri non hanno questo tipo di difficoltà. Un altro del grande discriminante a livello di differenza è il costo. I sali hanno un costo accettabile, gli esteri hanno un costo molto molto alto. E quindi anche qui, ovviamente, questo va un po' capito, e perché il costo più alto? Perché hanno un profilo di assimilazione e la produzione proprio di queste molecole molto più elaborata e molto più costosa. Quindi per la, diciamo, riassumendo, per la massima diciamo, efficienza di questa assunzione, l'ideale sarebbe usare questi, chiaramente. Però un po' per il gusto, un po' per il costo, chiaramente insomma, vanno un po' calcolate questo tipo di variabili. Ho trovato un prodotto di un certo tipo. Attualmente non c'è molto sul mercato di interessante, quantomeno sul mercato italiano, da questo punto di vista. Se no, si può andare su questo tipo di scelta, con un'attenzione a che tipo di minerale è legato all'estere, al BHB, e come calcolarlo rispetto all'alimentazione che viene fatta chetogenica, per minimizzare appunto le problematiche a livello di assimilabilità e di problematiche eventuali gastrointestinali. Questa è la panoramica ad oggi di chetoni esogeni sul mercato e le differenze e analogie tra le due formulazioni. Se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video di questa miniserie.